Un lungo applauso ha accolto l'arrivo della bara di Stefano Feniello, portata a spalla dagli amici. Il ragazzo 28enne di Valva, in provincia di Salerno, è una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano di Farindola, cancellato da una valanga che ha restituito solo 11 superstiti. Silvi gli ha tributato l'ultimo saluto nella chiesa dell'Assunta, gremita da tantissime persone e dai parenti della famiglia arrivati dalla Campania. La città teramana era stata scelta da Stefano come luogo in cui vivere dopo il matrimonio con la fidanzata pescarese Francesca Bronzi, nozze programmate nell'estate del 2018. A dare l'addio a Stefano c'erano anche Vincenzo Forti e Giorgia Galassi, la coppia di fidanzati di Giulianova che è riuscita a scampare miracolosamente alla tragedia, condividendo una piccola bolla d'aria creatasi nel crollo dell'albergo proprio con la fidanzata di Stefano. La ragazza, assieme al fidanzato, aveva scelto di passare una notte fuori nella lussuosa spa sui Monti del Gran Sasso per festeggiare in modo romantico il compleanno di lui, un giorno di festa che purtroppo si è trasformato in un incubo. Oggi, nel momento del commiato e delle lacrime, sembrano lontane anni luce le polemiche che hanno accompagnato la morte del ragazzo. Infatti, il papà di Stefano, Alessio, era stato erroneamente informato dalle autorità che il figlio compariva nella lista dei sopravvissuti, salvo poi scoprire l'amara verità dopo giorni vissuti tra attese e rabbia davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. La famiglia Feniello, per questo, ha già dato mandato all'avvocato Camillo Graziano di iniziare la battaglia giudiziaria per andare a fondo al drammatico equivoco, battaglia alla quale potrebbero accodarsi presto anche altre famiglie delle vittime. Per il giorno dei funerali, sia la città di Silvi che quella di Città Sant'Angelo, dove risiedono i genitori di Stefano, hanno proclamato il lutto cittadino, portando in testa al corteo i propri gonfaloni, che si sono uniti a quello di Valva, anch'essa in lutto. Vai mostro, vai mostro!